Allora, signori, è bella roba, ragazzi, devo dire, questa è bellissima roba, soprattutto perché adesso abbiamo questo mazzo finalmente molto molto più available, ragazzi. Di Dragonzella, da Maximum Gold, abbiamo fortunatamente tante ristampe, tra cui questa signorina, quell'altra donzella, la Kitchen. Veramente, è un sogno, un sogno. Penso che sia un sogno, anche lui è stato ristampato, ma tra l'altro. E allora, andiamo a ripassare un po' il Dragon Maid, se volete farvelo, volete, ecco. Nel video dei mazzi da regalare alle proprie ragazze abbiamo parlato, insomma, diffusamente anche in quel frangente. È uno dei più forti che potete regalare e fa veramente bellissime cose, devo dire. A livello di waifu, a livello di maid, tra l'altro maid, waifu, c'era quel gioco. Non so se ci hai mai giocato, se non ci hai mai giocato, veramente vallo a vedere, ne ha parlato pure, parliamo di videogiochi diffusamente, quindi potete vedere anche dei video, insomma, anche con tutti gli strumenti dedicati, custom made. No, tu ti creavi la tua maid, praticamente, e gli facevi fare cose. Basta. Allora, da come parla, ovviamente l'avversario ce la stecca proprio subito con impermanenza, ma non c'è problema, questo mazzo riesce a dealare con tutte le situazioni più prorompenti, ragazzi, vi assicuriamo. Allora, parla al cimitero. È una livello 3, possiamo fare tranquillamente una Almirage perché un mostro lo summonato normalmente con meno di uno. Allora, World Legacy Card Dragon rientra sul terreno tranquillamente. È un drago, ragazzi, sono tutti draghetti, ricordate. Allora, mettiamo Guard Dragon Elpi, effetto di Elpi. Lo spostiamo grazie a Guard Dragon World Legacy. Ora, Almirage punta qui, Elpi dove punta? Di qua. Effetto di Elpi. Evochiamo dal mazzo, ragazzi, dal mazzo, un mostro in una zona puntata da due mostri Link. Signori, vi presento la nuovissima Dragon Maid. Questo è il nuovo supporto, forse quello per cui dovreste faticare un po' di più a livello di PC, insomma, ma ne vale tutta la pena. Questo è fortissimo, signori, è fortissimo. Se questa carta viene normalata o specialata, puoi aggiungere un mostro Dragon Maid. Scusate, una Spell Trap Dragonzella dal deck alla mano. All'inizio della Battle Phase possiamo far tornare questa carta nella mano. E se lo facciamo specialmente un mostro di livello 7 o superiore, Dragon Maid dalla mano oppure cimitero. Oppure cimitero. Questo presuppone il fatto che tu al turno dopo puoi metterlo sul terreno, riapplicare l'effetto e in questo modo performare una mossa di follow up. Bella roba, ragazzi, eh? Infatti con l'effetto andiamo ad aggiungere alla mano la Uniform Change, che ci serve per fusionare, ovviamente. Andiamo al cimitero, le carte che servono, signori, anche qui, nuovo supporto, la Dragon Maid Stroll, chiamata anche Shiu. A me piace di più Stroll, perché mi ricorda quello di Formula 1 che si chiama Stroll. La segui la Formula 1? Io ultimamente con le cose che sta a fare la Ferrari, io personalmente seguo meglio il calcio. Lì almeno possiamo speculare un po' col Penguin, salutiamo il Penguin e tutti gli amici di Latina. Ma vabbè, però la Formula 1 rimane, insomma, un grande sogno, insomma. E questa piace più Stroll, io lo chiamo Dragon Maid Stroll. Ci sta, dai, perché va proprio veloce, picchia velocemente squarciando i cieli. È fortissimo, signori, 3500 durante ogni standby phase. Possiamo evocare specialmente un mostro di livello 9 o inferiore Dragon Maid dalla mano al cimitero. Quando l'avversario attiva una carta o un effetto, come effetto rapido possiamo negare l'applicazione dell'effetto. E se lo facciamo distruggiamo quella carta. Anche facciamo tornare questa carta nell'extra deck. E se lo facciamo specialiamo una governante Dragon Maid dal nostro extra deck. Quindi sinergizza con la Dragon Maid, che nulla comunque ha da vergognarsi. Ha giusto quel 500 in meno, ma comunque un 3000 di attacco può andar bene. Poi nega. Abbiamo comunque altre cose, abbiamo il signor Avramax, abbiamo Elpi, ma diverse cose, insomma. Vi ricordo, per le decklist, ci chiedete sempre le decklist, mettiamo tutto sul gruppo dei campioni over, quindi andate nel gruppo andate sotto in descrizione, cliccate sul link nel gruppo di allenamento, iscrivetevi ora nel gruppo dei campioni over, per avere anche tutta la consulenza, tutto l'allenamento dal vostro coach. Se volete anche questo mazzo possiamo mandarvi tutto quel che volete, signori, basta semplicemente guardare sotto in descrizione. Mettiamo Dragon Maid, parla, andiamo al cimitero. Tilru, che sarebbe la Kitchen. Ricordate l'effetto di questo mostriciattolino, soprattutto della Chamber. Mind Control, a questo punto applichiamo l'effetto di Shiu, andiamo via. Ritorna nell'extra deck e questo concerne il fatto che poi può essere rievocato. Signori, Auski, chiamata anche Dragon Maid House sul nostro terreno, fa delle bellissime cose, signori. L'avversario gioca Invoked, non è stato molto fortunato, devo dire, con la mano, però comunque qualcosa ce l'ha, devo dire che qualcosa ce l'ha. Effetto di Dragon Maid House, l'avversario utilizza Lost Wind, nega l'effetto della governante. Uniform Change, dal cimitero bersagliamo la nostra Dragon Maid Parlor, mettiamo nella nostra mano la Uniform Change, rimettiamo in mano la Parlor, effetto di Elpi. Vedete, signori, guardate quanto è forte questa combo, guardate questo
più Guard Dragon e basta un qualsiasi mostro Dragon made sul nostro terreno. Un casino, ragazzi, fate veramente un casino, perché con lui evocate dal deck, ragazzi, dal deck una qualsiasi cosa, sono tutti drago, anche le dragonzelle normali. Un casino, ragazzi. Effetto della, questa dovrebbe dell'infermiera. Infatti, infermiera cura i nostri mostri del cimitero e ci rievoca. Dragon Maid Chamber, riapplichiamo l'effetto fortissimo, rimettiamo in mano questa volta ospitalità. Dragon Maid, carte fortissime, effetto di ospitalità. Evochiamo, deve ospitarci, quindi arriva dal nostro deck, torna la nostra amica Kitchen. Che bellezza, ragazzi, guardate il campo totalmente riempito, una negazione, due tributini, fate un casino, signori, cioè questo mazzo davvero completo, convincente, performante, coerente. Abbiamo nella nostra mano un'altra Parlor, applichiamo, facciamo pisti questa volta, peraltro, signori, bellissimo questo affresco in cui abbiamo tutti e due i draghi Guard Dragon che si puntano. Una volta c'era, no, ti ricordi, Agar Pain qui sopra, qua sotto Elpi, no, qua sotto Pisti, qua Elpi, andavamo a fare tutte le evocazioni cattivissime del caso, che insomma conguaiavano poi all'interno, come si chiamava quello? Già, Abyss, l'Arcfiend Abyss, che negava la carta scoperta, quindi una qualsiasi cosa, anche se era in evocazione in quel momento. I Guard Dragon ci hanno fatto vivere nei tempi d'oro dei Guard Dragon, abbiamo vissuto delle emozioni importanti, un po' meno per l'avversario, però tanto. Con l'Ostwind, l'avversario si risetta, l'Ostwind è molto molto forte. Uniform Change, rientra Shiu, 3500, campo scoperto, Dragon Maid ospitale di questa volta. Insomma, possiamo andare direttamente dritti al punto, con un bello squarcio di... Tra l'altro lo lasciamo anche a 1500, non lo finiamo l'avversario, devo dire, però ovviamente in questo caso non può far nulla. L'altro in permanenza, l'avversario non fa nulla, ovviamente. E ci sta, ragazzi, tante bellissime cose. Tra l'altro guardate come continua il mazzo. Uniform Change, rientra nella nostra mano Chamber. Con Uniform Change possiamo fare delle cose. Camera, possiamo rievocarla per riapplicare altri effetti. Signori, tanta bella roba. World Legacy, Guard Dragon, eredità del mondo, va, no? Ricordate il secondo effetto che tante volte non viene considerato, ma signori, in questa situazione è fortissimo, che va a spostare a destra o a sinistra, o comunque può spostare in qualsiasi altra zona un mostro Link che controlliamo, quindi no, lui adesso punta qua, lui punta qui, possiamo triggerare il suo effetto. E allora grillettiamo il signor Pisti, che rievoca dal cimitero o dal regno delle bandite. Questa volta mettiamo Erd, guardate, questa è l'infermiera che si è mutata nella Dragon Maid Ernus. Che bellezza, ragazzi. Uniform Change, un'altra stralla, signori, che dire, signori. Peraltro, signori, bellissimo questo quadro, cioè io me ne rendo conto, arte allo stato puro, i due boss dei Dragon Maid e i due Guard Dragon che puntano rispettivamente la stessa zona, manca solo un mostro in modalità extra link. Abbiamo fatto, signori, una simmetria perfetta, ragazzi, signori, Yu-Gi-Oh! Cioè, ci dà delle emozioni veramente perfette, un'eleganza sopraffina, signori, nulla da dire veramente. L'Ostwind vorrebbe far qualcosa, e addirittura l'Ostwind più in permanenza infinita, riusciamo a negare, mettiamo la Dragon Maid House, questa volta sono insieme, signori, fanno finalmente il tag team per il titolo di coppia di Yu-Gi-Oh! Rientra anche Tempest, signori, è giusto farvi vedere, no? Entra un veterano sul nostro terreno, Tempest, il drago governatore delle tempeste, ma che bellezza, solamente a vederlo, signori, la versione risetta l'Ostwind, ma ovviamente qui è finita, insomma, smettiamola di scherzare, ci siamo divertiti, abbiamo riempito il nostro terreno, vi abbiamo fatto vedere il mazzo comunque come va ben a performare tutte le sue mosse, devo dire, bellissima roba. Assolutamente, signori, se volete farvi un mazzo di Yu-Gi-Oh! Non spendendo troppo, qui trovate delle bellissime cose. Il mazzo comunque viene, il mazzo comunque è di qualità, la qualità lo sappiamo, Yu-Gi-Oh! si salda, questo, signori, vale qui come nella vita, vale come in tantissime parti, signori, veramente... Vi assicuro, è una cosa, dobbiamo... Più prima ci rassegniamo e meglio è, ma com'è anche giusto che sia, perché immaginate se ogni cosa fosse gratis, anarchia sarebbe, se ci pensiamo, no? Molti a volte mi dicono, tanto, ma perché, per come? Immagina se il mazzo più forte di Yu-Gi-Oh! Fosse gratis, ce l'hanno tutti, e allora giochiamo, sarebbe come giocare a briscola, no? Una cosa completamente relegata alla fortuna, e questa è una cosa, insomma, signori, che non ci piace. La Konami, fortunatamente, e purtroppo, diciamolo, perché alcuni prezzi sono anche proibitivi, ma ci sta, sono cose che la Konami, insomma, va a gestire, e devo dire, insomma, secondo le sue regole e strategie, che ci può stare. Signori, se volete farvi un regalo di Natale, comunque questo mazzo è la vostra occasione. Il mazzo è stato appena ristampato, i pezzi più forti sono stati ristampati adesso, le cose un po' più, diciamo,
antipatiche da prendere sono la Chamber e Shiuma, come avete visto, ne vale tutta la pena. Uno è un sercino fondamentale, un altro nega generando di risorse sul terreno e comunque permettendo una prosecuzione, poi, perché basta, avete visto che anche la carta fusione è facilmente ottenibile nella mano, quindi fate delle cose veramente incredibili. Dragon Maid molto molto interessante, bello, ci sta, accurato. Ma insomma, a me piace veramente, veramente tanto. Se volete possiamo rifornirvi questo mazzo, sì, lo chiedete sempre, possiamo fornirvi tutte le carte che volete, tutti i mazzi che volete, basta semplicemente scriverci in descrizione. Noi vi mandiamo tutto quello che volete direttamente a casa e voi semplicemente prendete e giocate. Sì, è una bella comodità, sono il primo a dirlo. Ovviamente, essendo Natale, essendo questo periodo, se avete dei piani, chi ha tempo non aspetti tempo. A priori, ragazzi, grazie, perché comunque con quel tipo di supporto, ma anche con tutto il supporto che ci date sempre, voi ci permettete di rimanere qui su YouTube e ci date possibilità di aumentare la qualità di questo canale per fornirvi dei video o comunque dei contenuti, qualsiasi contenuto, perché un canale non passa solo nei video, passa anche nelle foto, negli altri social, passa anche in delle forniture, un servizio proprio ben calibrato. Ecco, tutto questo è possibile grazie a voi e grazie al vostro supporto, grazie agli investimenti nel canale, in tutti noi, che anche tu ci permetti, anche semplicemente con la visione dei video, noi veramente possiamo continuare questo sogno, un sogno in cui ci sei anche te e in cui ci siamo tutti. Quindi grazie, grazie, grazie ancora, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Iscrivetevi e cliccate sulla campanellina. Io sono Alto Show e vi do un saluto forte forte come sempre. Stay over, stay over, stay sempre oltre.